ad iniziare l'ultimo giro. L'ultimo giro, il sorpasso anticipato su Rins, è un bel investimento per Valentino Rossi là davanti, che prende margine dove si butta dentro, dove non c'è spazio, ci prova. Le prede di Cracciolo e Marquez sono troppo importanti per il sogno di Andrea Dovizioso di diventare il terzo italiano in questa gara meravigliosa, mentre là davanti Rossi e Petrucci a guidare la gara. Rossi e Petrucci a guidare la gara. Si volta intanto Jorge Lorenzo, si vede passare da un missile blu quello di Valentino Rossi. Petrucci non è controllato e cerca di recuperare. Non è facile Marquez. Qua Marquez alla grande dentro la terza posizione di Calcracciolo, la S di Valentino Rossi, che torna a vincere. Rossi c'è, Danilo Petrucci subito dietro e poi Marquez con Cracciolo e Dovizioso in quinta posizione. È tornato a vincere, 300 e fischia giorni, Valentino Rossi è tornato a vincere Valentino Rossi, in una condizione che è stata tratta impossibile. Doppietta italiana davanti a Danilo Petrucci con Marquez terzo, e non dite che non ve l'avevo detto, che non ve l'avevamo detto che aveva la faccia lucida in partenza, e non dite che non vi avevamo detto che la gara era alle 13. Rossi, Petrucci, Marquez, se non l'avete visto adesso beccatevi MySky, Rossi, Petrucci, Marquez, Cracciolo quarto, Andrea Dovizioso quinto, sesto Miller, settimo Abraham, ottavo Bass, nono Andrea Iannone. Rossi ha vinto davanti a Danilo Petrucci. Rossi vince di nuovo.